Ciao, avete vinto un testacoda contro il Campobasso 1919, l'avete vinto a fatica. Sì, noi speravamo che era una partita difficile, abbiamo preparato da 2 settimane perché la settimana scorsa non abbiamo giocato, abbiamo preparato bene, sapevamo che era un campo veramente difficile perché pure Campobasso è una bella squadra, però oggi siamo riusciti a vincere e siamo ancora a 3 punti. Poca brillantezza, ma tanta sostanza, ma d'altronde mancano 4 partite. Diciamo, dovete fare per forza di cose 12 punti e sperare nelle disgrazie altrui. Sì, allora noi dobbiamo fare 12 punti, ma questo non è che dipende sempre da noi, perché noi la possiamo vincere tutto e Isena può vincere stesse come noi e non riusciamo a andare pari punti. Però noi dobbiamo cercare a vincere le partite nostre, non dobbiamo guardare gli altri, poi se succede magari. Convinzione massima da parte vostra. Oppure Sì, con noi. arrendevolezza in qualcuno, non lo so cosa pensate all'interno dello spogliatoio, ce lo puoi dire tu. No, noi stiamo guardando pure quello che ce l'hanno i cartellini, perché pure questo è importante, però noi lo giochiamo tutte le carte che ce l'abbiamo, poi quello che succede, succede. Nel senso, vedete se ci sono diffide. Questo perché un momento dell'altro uno può stare, cioè, Attenzione alle squalifiche. bravo, perché allora adesso da queste 4 partite ci servono i 25 giocatori che ce l'abbiamo noi, nessuno è, cioè 11 giocano perché sono bravi e altri non sono bravi, no, ci servono i 25, noi dobbiamo preparare bene la prossima partita e poi vediamo. Di Lullo l'avete sbloccata su un calcio di punizione proprio battuto da te, corretto da Petrone. Ci sono anche i meriti del Campobasso 1919 in una partita nella quale non siete stati brillanti, si può dire. Certamente ci sono i meriti degli avversari che hanno giocato una partita stando lì, cercando di fare meno danni possibili, si sono chiusi, aspettando noi per poi ripartire. L'abbiamo sbloccata, tutto stava a sbloccarla, abbiamo creato, non facendo una delle migliori partite, però alla fine l'importante è aver portato questi 3 punti a casa. Ecco, l'avevate pensata così, c'è una partita nella quale forse era meglio essere cinici che belli? Eh sì, ci aspettavamo una partita così, una partita con una squadra chiusa lì su un campo che non è nemmeno tanto grande. Sapevamo che non era facile, cioè abbiamo fatto di tutto per sbloccarla, alla fine ci è andata bene, alla fine non abbiamo neanche sofferto più di tanto perché non ricordo azioni degli avversari, però do i meriti agli avversari perché comunque si sono difesi benissimo. La lotta per il primato rimane aperta, voi dovreste fare 12 punti, li deve fare anche l'Isernia, evidentemente per andare in Serie D. Ti chiedo, ecco loro, l'Isernia ha giocato a Sesto Campano, ha vinto 4-2, ad un certo punto 2-2, dopo un vantaggio di 2-0 dell'Isernia, non so se lo potete prendere come un segnale di debolezza da parte del vostro diretto avversario. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, vincerle tutte e poi quando sarà finito il campionato vediamo chi sta primo, se loro steccano o sbagliano qualche partita. Noi pensiamo a noi. Ti vediamo un po' infortunato, che cosa è successo? Vediamo un gonfiore proprio vicino all'occhio. Sì, ho un avversario involontariamente mentre andavo di testa con una scarpettata sull'occhio, uno scontro fortuito. Cose che possono accadere in campo. Sì, fa parte del gioco, bisogna accertarle. Può capitare. A un certo punto temevate che non si sbloccasse perché, ecco, avete faticato anche più del previsto per sbloccarlo. Più passava il tempo, più saliva quella tensione di non riuscirci. Poi, secondo me, abbiamo sbloccata subito, l'abbiamo gestita e se n'è andata 1-0 fino alla fine.